Oh, perfetto. Ok, adesso allora. Prossimo artista che abbiamo, che non me lo ricordo. Non lo so. Tieni Davide, leggi tu dalla mia cartellina. Nicolò. Oh. Oddio. No, scusa. No, scusa, da no, è che non. No, è, no, è non l'emozione, non è che me. Dai, adesso non ci vediamo tanto spesso. Grande Davide. Vabbè. Allora io vado. E Nico, va a prendere il prossimo artista, va? Sì, vado a prendere. Manuel Meli, non Alex Polidori. Vieni. Prego. Basta, buonasera, oh. Manuel Meli! Saluta il pubblico e fondo loro a casa. Fan club! Li troviamo! Signori! Manuel Meli! Tu vai, io qua! Scendiamo, va bene, andiamo! Era per farti vedere, capito? Hanno il cuore fragile come tutte le donne. Fino a quando io sarò re, il tradimento non resterà mai impunito. Ser Ilin, portami la sua testa. Guarda dove vai. Non posso. Con chi stai parlando? Con me. Ti ho sentita nella testa. Sono una telepata, leggo nella mente. Sta lontana dalla mia. Non voglio una ragazza strana che fruga lì dentro. Beh, in realtà c'è una ragazza per cui ho una cotta da sempre. Ma non credo che si sia mai accorta di me prima della mietitura. Parla di un ragazzo e di una ragazza. Si amano più di qualsiasi altra cosa. Ma non possono mai stare insieme. Perché? Perché c'è una maledizione. Ogni 17 anni si incontrano e si innamorano. E poi, proprio quando sono più felici, la ragazza muore. Prova, eccoci. Ok, ci siamo, grazie. Manuel Meli, un bel applauso. Grazie. Just a flock of birds. That's how you think of love. And I always look up to the sky, pray before the dawn, 'cause they fly. Into smoke and turn and rise to follow in a mile. Still I raise. Look up to the sky and pray before the dawn, 'cause they fly. When
Beh ragazzi, qui la serata insomma è sempre più sorprendente, voci veramente travolgenti, personalità straordinaria. Quindi... Grazie, 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 lo so, grazie. Ah no, scusa, no. Quindi, beh insomma, nella clip anche abbiamo visto diversi, diversi titoli, personaggi che fanno tremare come Joffrey del Trono di Spade che insomma... fino alla quarta stagione, ma diciamo che comunque il suo ruolo ha lasciato ancora, cioè fa paura ancora adesso insomma, quindi pensare a quel ruolo, quindi, fra gli altri, perché è una saga molto particolare e sì, diversi titoli, insomma diciamo che anche tu sei tra le punte di diamante insomma di questo settore. Io vabbè, insomma è una delle persone che ammiro particolarmente perché veramente l'ho visto evolversi insomma in questi anni da vicino ed è veramente strepitoso, veramente strepitoso. E diciamo, questa passione canora come si sposa col discorso del doppiaggio, diciamo da che momento in poi diciamo la tua artisticità si è ampliata ulteriormente? Allora diciamo che la voglia di cantare c'è sempre stata, perché comunque nella mia famiglia ci sono tanti musicisti, mio nonno, mio padre, e quindi diciamo non potevo crescere senza la passione per la musica. E devo dire che anche il mio collega Alex Polidori comunque mi ha dato una spinta, perché comunque ho visto quanta passione ci mette e soprattutto quanto è forte. Sto a parlare con te, oh! Quanto è forte! E quindi niente, volevo provare a cimentarmi e diciamo anche a fare qualcosa che non avevo mai provato, perché comunque sì, magari qualche canzoncina, però sempre a livelli amatoriali, quindi volevo un po' ampliare questo bagaglio. Quindi Alex è stato un buon sì, maestro. Sì, 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 assolutamente. E quindi ho fatto per un annetto scuola di canto e ho imparato insomma cose molto, molto utili e continuo con questa passione e mi piace molto. Beh, noi, io non manco mai di ricordare che comunque, a parte il fatto, una piccola cosa che non ho detto inizialmente, diciamo che tutto quanto ovviamente riguarda il settore del doppiaggio, poi insomma il pubblico che vuole approfondimenti, capire insomma come funziona più nel dettaglio da casa propria con tutto il tempo, insomma lo può trovare con molti video, interviste, spiegazioni, anche di articoli sul sito del doppiaggio, doppiatoriitaliani.com. Quindi insomma lì c'è veramente tutto quanto. Però ecco, siamo contenti comunque, anche quelli insomma promotori del doppiaggio come me, che vedono che insomma in Italia si sta creando sempre di più una cultura del doppiaggio, anche grazie a pubblicazioni, festival eccetera, anche i libri del professor Gerardo Ricola, che salutiamo, che è qui con noi questa sera, e dopo insomma parleremo un attimino anche dei suoi lavori, che sono qualcosa di straordinario, ha portato nelle biblioteche, nelle case del cinema delle opere restaurate vere e proprie di capolavori insomma, e anche insomma anche il capo dello Stato insomma ha conferito le medaglie della Presidenza della Repubblica alla categoria degli attori del doppiaggio, quindi sono veramente degli attori che hanno fatto la storia del cinema, anche storia del cinema italiano, che è sempre stato doppiato. Quindi c'è, cioè, nei decenni in cui insomma generazioni di italiani, noi ricordiamo tanti titoli del passato, veramente gran parte dei lavori erano pressoché tutti doppiati, una voce veramente meravigliosa. E Manuel diciamo si colloca anche lui tra gli altri, tra ecco le giovani per modo di, cioè giovani a livello anagrafico, ma ne fatti insomma di titoli, qualche titolo che ti è rimasto particolarmente tra i maggiori? Ma a livello emotivo sicuramente Noi siamo infinito e Colpa delle stelle, perché sono due storie molto toccanti e quindi anche in sala di doppiaggio comunque è stata dura. E poi per quanto riguarda diciamo i lavori che mi sono rimasti più nel cuore a livello di simpatia, c'è Zack e Cody, dove io facevo Cody, qua c'è pure il primissimo Zack, Jacopo Castagna, che si è esibito prima, non so dov'è, e poi è stato sostituito perché era troppo grande, ormai era cresciuta certo. Subito la voce da Mattia Nessolino. E questi sono diciamo i lavori che mi sono rimasti più impressi. Sei riuscito poi insomma
sei appassionato anche tu ovviamente di supereroi come tanti ragazzi, e diciamo hai un pochino coronato anche il song di entrare in questo mondo di personaggi di supereroi, no? Sì, doppiando X-Men in Ciclope. Sì, anche se l'ho sempre detto che il mio supereroe preferito è Spider-Man, ma sono contento e fiero che lo faccia il mio amico Alex, complimenti. Sì, sì. Miglior Spider-Man del giovanile. Speriamo che non c'è Marco Vivio. o Lorenzo De Angelis. Sì. Bene, allora vediamo le domande che ci hanno fatto i nostri fan della pagina. Ecco, va, sono proprio curioso di sentire questa domanda. Perché noi abbiamo dei fan sulla pagina dei pezzi di nerd che ci scrivono, ci fanno di delle nerd. Domande. Di nerd, okay. Fan di nerd, che ci scrivono delle domande. Prego. Sì, allora, grazie. No, allora, ci scrivono sulla pagina i pezzi di nerd, ci scrivono. Tu, che hai doppiato Hunger Games, Il Trono di Spade, X-Men, secondo te Harry Potter ha la becchetta piccola? Allora, Harry Potter non lo so, però il doppiatore sì, ce l'ha molto piccola la bacchetta. Puccio. Cosa molto interessante è che tutti rispondono a queste domande, quindi noi un grande applauso a Manuel Meli. E se volete insomma saperne di più di Manuel Meli, c'è anche il suo sito personale, manuelmeli.it, quindi insomma lì trovate tutto. Pensavo alexpolidori.it, ormai devo sempre Alex. Scambiabili. No, poi non lo conosco, questo Alex non so neanche chi è, però vabbè. Comunque, bene, grazie Manuel. Grazie a voi. Un grandissimo applauso, Manuel Meli.